Finalmente, signori, ha aperto il team pure su Stumble Guys! E ragazzi, inizialmente, per non parlare di voi che state facendo il provino, che questo primo round dovete semplicemente passarlo e superare la prima sfida, la prima mappa. È semplice, no, come cosa? Assolutamente sì, fratello. Ok, l'unica cosa che io vorrei chiedere è perché c'è uno che si chiama Paua Babbo e perché penso di sapere chi è quella persona? Forse sono io, sai com'è? Ok, vabbè, indipendentemente da questo che mi interessa poco, per tutti voi da casa mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro ID e se vorreste fare anche voi il provino per il nostro team. Abbiate che ricominceranno su tutti i canali, quindi passate a seguire tutti, ma soprattutto siete riusciti a vincere tutti, ragazzi? Certo, sì, anche per primo il bravi, bravi, bravi. Ma non pensiate che sia finita così la cosa, nel senso, questo primo round era praticamente solo per dare un assaggio alla gente del nostro team. Ok, ragazzi, allora via Block Dash. Ve lo dico, in realtà in questa prima partita volevo semplicemente guardare un po' le vostre skill e molto altro, perché allora io sono già passato dal team di Fortnite e anche su Stumble Guys, quindi di base. Intanto su Stumble Guys non hai ancora fatto il provino, quindi vabbè, non sei passato da nessuna parte. Sei dentro il team. Va bene, ancora, scusatemi. Comunque adesso dovete pensare a passare voi. Allora, questo round dovete provare a eliminare una persona a testa. Vediamo se siete in grado. Ma, però non di noi, vero? Cioè, no, esatto. No, 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 no. Perché già Best mi ha eliminato me praticamente, no, l'infame. Oh mio Dio. Raga, ho già vinto. Ma no, allora, fermi tutti, che io non sto capendo nulla. Adesso sto aspettando un attimo Muccaref, perché ragazzi, noi stiamo aspettando le varie persone. Zio, stavi per morirci tantissimo. No, fermi. Sì, zio, perché Best tira i pugni. Squalificano tutti. Ma no. Squalificano tutti. Ma ragazzi, sono noi. Che è successo? Ma siamo rimasti noi tre. Allora, ragazzi, non chiedetemi cosa, non chiedetemi come, io mi stavo perdendo una visuale di Refe, ho switchato un attimo in quella di Best, boom, esplosi tutti. Allora, comunque, nei drop, aspettiamo adesso un attimo. Adesso si vede che è veramente skillato, zio. Hai detto bene. Io il più skillato. Ragazzi, raga, Coprigna è il più forte di tutti. Io ve lo dico, sto guardando proprio il draghetto Coprigna, che mi spiegherai un giorno questo nome schifoso. Ragazzi, sì, vabbè, te lo spiegherò. Dobbiamo pure trovare un nome del team, quindi qua nei commenti sempre spammate la vostra creatività. Comunque, Nel frattempo un infame mi ha fatto cadere. Non vorrei dire. Sì, ho visto, zio, ti sto guardando in questo momento. Ragazzi, nessuno che, cioè tutti che rimangono sopra, nessuno che sta facendo la tecnica di lanciarsi. Assolutamente no. Senti, Muccarefizz. Guarda Paua che infame. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi. Comunque, avevo appena switchato. Vale. No, no, sì, purtroppo ragazzi valgono le mod. Sto guardando ancora Ref perché qua ragazzi è sceso con il mitico Best. Una bella sfida tra voi due. A quanto pare sì. Raga, il più forte è solo uno, infatti sono primo. Sì, ma ragazzi, allora diamo un po' di pepe a questa sfida. Dovete per forza scendere almeno al secondo livello. Quindi Paua, tu devi lanciarti. Mi spiace. No, invece sì. E invece sì, anzi, tutti dovete andare al terzo. Ora, chi non lo fa eliminato, Madonna. Chi non lo fa eliminato. Tanto andare per forza. Ok, perfetto. Fatto. Ci siete tutti. Ora la sfida si fa più interessante. No, oddio, stavo cadendo. Ok, allora facciamo raga, così. Paua è la... Oddio. Non vi dico che cosa è Paua. Fermi un attimo. Ok. Sono morto. Vabbè, Best, scusami, ti stavo guardando un attimo. Sei distrutto. Comunque, Paua Fritz per 3 secondi. 1, 2, 3. Sì, invece. Sì. L'ho già fatto. Come cavolo si è salvato? Non so se l'ha fatto di 3 secondi per mettere. E attenzione, let's go. Ref, devi scendere per forza di sotto anche te. Ma lasciami un attimo di vittoria. No. Devi scendere alla veloce anche. Queste sono le regole. Allora, togli i piani giusti, per favore. No, vattene via. Chi stai aspettando, Best? Io sto aspettando il vecchio caro Coprigna che andrà a morire tra poco. Oh mio Dio. Cosa è successo, raga? Ragazzi, la sfida è proprio agli ultimi secondi. Chi vincerà? Scrivetelo ora nei commenti. Attenzione, Muccarefizz contro Coprigna, che è in una brutta situazione. E invece non è vero. Ragazzi, ho fatto la scelta sbagliata. Non vorrei dire ho fatto la scelta sbagliata. Fermi tutti. Aspetta che vengo da te, carissimo. Ti vengo a distruggere. Attenzione, Refe, ho fatto la giocata. What? Ragazzi, ma è immortale questa partita. Sì, ma non si salva. È morto definitivamente. Per me muore, ragazzi. Oh, fermi, sto guardando. Guardate che invece forse no, ragazzi, ma Refe. Ma ragazzi, da vincere Fizz. Ma ragazzi, buttiamoci insieme. Da vincere Refe. Buttiamoci insieme, Refe. E signori, il primo entrato nel team è la Muccarefizz. Faccia la sua esultanza da mucca, signor Refizz. Ragazzi, Tilefall, seconda partita. Refe, qua c'è un compito duro per te. Puoi distruggere o dar fastidio per tutto il round a Paua. Questo round è sì. Mi spiace, i piani alti hanno scelto questa cosa. Quindi il punto è Paua. È Paua Nabbo, giusto? No, io sono Coprigna. No, è Coprigna.
sì, ma... non io. Scusatemi, pure te che glielo dici, scusami, Poa. Poteva, vabbè, lasciamo stare. Comunque. Ah, è vero, ma hai... a me va bene che mi picchiano, tanto sono sempre il più forte. Si è suicidato, Oh, attenzione! No, ragazzi, ma Poa! Ragazzi, che ha fatto Poa? Cioè, ho visto prima il mitico Best che si lancia e si cade da solo. E poi il mitico Poa che si lancia. Laser Trace, regà, ma finalmente delle mappe bellissime. Rife, tu io sei già qualificato. Non c'è bisogno che mi dici no, altro. Fermo. Poa morirà. No, non qua morirà, puoi dar fastidio a Best. Attenzione, Best. Ma cosa? Ah, regà, guardate un attimo io che faccio talmente tanto che sono forte. No! Oh! Che fai, scusa? Che? Ma perché? Non mi facevamo è morto. Ma che succede? È morto. Ma è morto. No, scusami, Ferro, poi. Posso dirtelo però, ma... anche te, non mi puoi far dare fastidio a una persona che si dà fastidio da sola. No, non l'ho fatto. Ma stai zitto. Ma siete, cioè, sono morti tutti in un secondo. Cos'è ma successo in questo? Vinto? Ma cos'è successo? Over and Under, non so se si chiama così. Comunque, sarò qua, l'incubo di Poa. No, Refe, qua devi dargli una mano a Poa. Devi andare contro gli avversari. Ok, sì, okay, sì, okay, sì, okay, sì, worry. Perché ma, deve ma vincere il nostro Poa, è vero, non lo sta facendo. Ah, piccola cosa, ragazzi, non vi ho detto questa cosa. Qualora non doveste passare voi nelle partite, ma altre persone, dovrò per forza chiamarle e fargli fare il provino. Quindi potrebbero entrare loro al nostro posto. Quindi ma dopo quello che ho fatto io devo essere nel team per sempre proprio. Cioè c'è da dire. Aspetta, tu sei già nel team, è diversa la cosa. Per questo non devi vincere te, zio, anche se assolutamente no, anche non lo faccio, se non lo faccio. No, veramente. Sei sicuro? Dai fastidio agli altri piuttosto. Ma Poa, aspetta, aspetta. Vai Poa, vai là avanti, guarda. Qua non sale più nessuno. Vai, vai, fermo. Fermo Poa, non fermo. Vabbè, volevo vedere la mucca Refe che faceva la bodyguard e tu hai già vinto. Comunque, signor Poa, faccia il suo urlo della vittoria. Ok, preferivo non sentirlo, sinceramente. Riavviamo prossima partita. Best, tocca a te questa, devi vincere. La vinco! Allora, questa sarà più semplice per Best, che dovrà essere aiutato da due bodyguard. Quindi, signor Refe e signor Poa, siete i bodyguard di Best. Va bene, io... Oh, però, raga, non mi piace a me fare il bodyguard da Best, sinceramente. Sapete quanto vi pago, ragazzi? Quanto? 50 euro che mi dovete dare voi. Ah no, allora ho un'idea. Dato che fa tanto ridere, non siete i bodyguard per questa partita. No, sì, no, sì, sì, sì. Perché? Prega di questa. Mi spiace, ma sei tu che hai voluto fare il figo. Vuoi fare le regole? Allora, o tu gli dai 50 euro adesso, o loro ti distruggeranno per tutto il resto della partita. Ragazzi, voi potete anche cercare di distruggermi. Il primo qualificato sono comunque no, Poa, che cosa, lo ammazziamo. No, no, Best, non avresti dovuto dirlo, Best. Ragazzi, non ci credo, Stumble Soccer. Allora, fermi. No, sono con Best. Allora, qua, ragazzi, è una bella sfida. Chi vince, vince. Quindi dovete tryhardare. Ho già fatto due gol, signori. Vabbè, raga, non è un problema. Ho già cioè... fatto due, anche loro ne hanno fatti due. Ma scusate, esatto. Ma poi io mi chiamo Poa Maradona e ho già fatto un altro gol, doppietta. Fermi tutti, ragazzi, guardate che qua è pericolosa. Refe, devi far vincere il signor ma Best. No, è l'unico che non entra nel team. Tutto quello che non voglio fare è far vincere Best. Ti posso dire sei la verità? No. Cioè, sì, sto capito, no? Signor Refe, le tocca. Perché se non dovesse vincere il provino in questo momento, Best, pure lei non passerà il provino. Se te attacchi a quelle grandissime cose. Che io chiamo. In questo momento, carissimo mio amichetto, potrete farlo anche voi. In questo momento sono io che comanda, quindi mi metto pure degli occhiali e comando non io, capiscilo? Perché la squadra blu sta portando la palla? Ma mi spiegate perché non venite qua a difendere voi? Ma raga, tranquilli, io sto segnando, voi pensate quello che volete. Vabbè ragazzi, 9 a 6 in questo momento. Allora, per me Poa li ha un po' lasciati vincere, sono sincero. No, ma giusto un pochino. Certo. Però è giusto ragazzi, dobbiamo rimanere gang e team, quindi tanta roba. Ragazzi, Jungle Road, Best deve vincere, nessuno entrerà nel team. L'ha detto. Ma dai. Allora, signor Muccarefe, lei deve veramente distruggere la povera gente che prova a superare ma il Poa. Ma distruggere Best, porca miseria. No, mi spiace ma non ti do... No, Best, senti, non far cavolate. Dimmi. Passa velocemente e non rischiartela. Ma Best, stai facendo i trick che neanche tu sai fare. Confermo. Muccarefe, tira un pugno a quelli dietro. Ok, arrivo, scusami un secondo. No. Sta tirando il calcio. No. Guarda che Refe, veramente non dovete far cavolate perché qua no, ma no, ci sei un nabo! Ma porca nabo, di quella vacca! E vabbè, ma devi canto e godo. Non ci credo, ragazzi. Qua mi sa che se la vincerà solo Best, non c'è neanche bisogno della mucca Refe come bodyguard. Lui. Attenzione! Ma perché sono caduto? Let's go! Applauso e la gang è tornata su Stumble Guys! Ragazzi, stavamo tutti spegnendo, ma c'è un'ultima cosa da ricordare. Best deve fare anche lei il suo urlo della vittoria. Ok, avrei preferito non sentirlo. Ciao!